Poracci bravissimi, in tanti avete riconosciuto l'irriverenza di Yakuza Zero, ma il più veloce di tutti a scrivere il titolo corretto è stato Aura Boy, un grandissimo ritorno. Con le risposte sbagliate mi avete fatto morire, quindi ho deciso di premiarne ben tre. Da Yakuza Like a Virgin, il POV di chi gioca a One to Switch e poi Yakuza Zero Pelo. Capolavoro. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico canale di YouTube Italia dove si parla di videogiochi in modo professionale. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, veramente dobbiamo parlare di troppe cose e c'è pochissimo tempo a disposizione. Non perdiamo tempo quindi, ma prima di tutto vi invito a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social, i link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo da quello che è stato un po' l'evento improvviso della giornata, ovvero l'uscita delle recensioni di Splatoon 3. Ma diciamo che comunque le cose sono andate esattamente come avevamo pronosticato. Il terzo episodio della saga targata Nintendo è stato ampiamente promosso dalla critica, sia da quella specializzata in produzioni della grande N, sia da quella più generalista. Le recensioni parlano tutte di un ottimo terzo capitolo che perfeziona quanto visto in Splatoon 2 e ne aggiusta gli elementi più problematici. Non c'è nulla di rivoluzionario, non è assolutamente un episodio di rottura con il passato, ma è al tempo stesso il gioco più adatto di sempre per entrare per la prima volta nel mondo competitivo di Splatoon e anche un'ottima scusa per tornare sulla serie dopo aver spolpato per bene Splatoon 2. Una cosa che mi ha sorpreso però è che tutti quanti hanno lodato il contenuto single player. Lo story mode sembra più articolato del previsto. Detto questo, voi prenderete Splatoon 3 al lancio? Ma rimaniamo in zona Nintendo perché vi segnalo che è uscita una prima corposa patch per Xenoblade Chronicles 3 e il consiglio è di scaricarla immediatamente, soprattutto se state portando avanti proprio in questi giorni il capolavoro targato Monolith Soft. Si tratta di un update che risolve tanti bug, alcuni dei quali possono alterare la progressione di gioco e quindi viene migliorata di netto l'esperienza complessiva. Dal canto mio non ho riscontrato particolari bug durante il gameplay, ma una volta un crash improvviso mi ha fatto sudare freddo. Per fortuna che il gioco utilizza un sistema di salvataggio automatico molto efficiente, altrimenti mi sarei sentito male. A proposito di aggiornamenti, è finalmente uscito dalla beta l'ultimo firmware di PlayStation 5, che introduce due novità fondamentali: il supporto alla risoluzione 1440p, ovviamente per gli schermi che supportano questo output, e anche la possibilità di organizzare la propria libreria in delle sottocartelle chiamate Game List. Inoltre si aggiungono anche numerose funzionalità social per i party tra i giocatori. Insomma, installate il prima possibile questo update perché è bello corposo. E mentre Sony ha da poco annunciato il nuovo DualSense, Microsoft se n'è uscita con una versione Core, ovvero poraccia, del suo controller Elite Serie 2. Questa nuova versione del controller di fascia alta pensato per Xbox si differenzia dalla precedente per un prezzo più contenuto, $50 in meno, a fronte della mancanza di tutti gli accessori che venivano forniti a corredo, tra cui la custodia, il caricabatterie e varie componentistiche di ricambio che possono comunque essere acquistate a parte. E per riprendere una delle notizie principali di ieri, va aggiunto un dettaglio riguardante Phantom Liberty, l'espansione di Cyberpunk 2077 che arriverà il prossimo anno. Il primo story DLC sarà infatti anche l'unico, o almeno per ora in programma, non ci sono ulteriori contenuti all'orizzonte. A confermare questa scelta è stata la stessa CD Projekt Red, che inoltre ha ricordato che l'espansione uscirà esclusivamente per le console next gen, PC e Stadia. Bene, ora passiamo agli argomenti principali che avete letto nel titolo. Allora, Mario è stato rimandato nuovamente. Siamo sicuri? Ma poi in che senso? Che ne so, mo ve lo dico. Ovviamente stiamo parlando dell'attesissimo film di animazione prodotto da Nintendo insieme a Illumination. Qualche giorno fa abbiamo scoperto che la produzione potrebbe avere l'originalissimo titolo di Super Mario Bros. Una notizia sconvolgente, ma decisamente più allarmante è stata quest'altra scoperta. Infatti per un breve periodo di tempo sul sito ufficiale di Illumination, sulla scheda del film, veniva riportata un'uscita prevista addirittura per il periodo natalizio 2023. Fortunatamente la pagina è stata aggiornata
giornata e ora riporta primavera 2023, in linea con quanto dichiarato fino ad ora. E a meno che non ci sia stato un errore e Illumination si sia lasciata scappare il rinvio prima di un annuncio ufficiale, direi che tutto quanto è rientrato nella normalità. Chissà più che altro quando vedremo il primo trailer, ormai manca veramente poco. Secondo voi quando verranno mostrate le prime immagini del film di Super Mario? Inoltre, oggi alle 15 è stato presentato il nuovo trailer dedicato a Scarlatto e Violetto. 3 minuti ricchissimi, quasi ai livelli di un TG Poro, che fanno ben sperare per la produzione, nonostante i suoi evidenti limiti tecnici. Non staremo qui a fare i saidonia della situazione, ma più che altro vorrei farvi notare che in parallelo è stato pubblicato un video con l'annuncio di un'edizione limitata di Nintendo Switch OLED pensata per accompagnare il lancio della nuova generazione Pokémon. In modo molto simile a quanto accaduto con Splatoon 3, questa limited edition arriverà leggermente prima dell'uscita di Scarlatto e Violetto, il 4 novembre. Non conterrà il gioco e costerà leggermente di più rispetto al prezzo base di Switch OLED. Io la trovo proprio bruttina, ma immagino che per i collezionisti e per gli appassionati Pokémon sia una versione da acquistare a occhi chiusi. C'è però un elemento interessante. È curioso notare come Nintendo abbia deciso di abbandonare la tradizione che fino ad ora aveva visto il brand Pokémon legato alle Switch Lite Limited. E secondo me dietro c'è la chiara volontà di spingere nuovamente in alto le vendite di Switch OLED dopo dei report finanziari che parlano di un hardware che ormai ha saturato il mercato e vede le vendite in calo. E a questo punto per me è abbastanza probabile che vedremo anche una OLED a tema Zelda per accompagnare Breath of the Wild 2. Ecco, per esempio, di fronte a un'edizione del genere mi sa che vacillerei. E voi? E a proposito di Zelda, ormai la fanbase è a caccia di qualsiasi informazione utile e finché Nintendo non si deciderà a svelare qualche dettaglio in più sul seguito di Breath of the Wild, beh, bisogna arrangiarsi. Non so se vi ricordate, ma a dicembre dell'anno scorso avevamo parlato di come Nintendo avesse brevettato alcune meccaniche di volo che saranno la base del titolo e ora che sappiamo con certezza che una grande porzione del gioco sarà ambientata nei cieli, ecco che spuntano nuovi brevetti. Questa volta ancora più dettagliati. I concept rappresentano delle situazioni di gameplay stilizzate e servono per codificare tutti i movimenti che Link può effettuare in volo e tutte le posizioni specifiche che assume a seconda dei contesti. Siamo lontani da un trailer di gameplay, ma questo è quello che per ora passa il convento. Vi lascio il link in descrizione, ma visto che molti di voi sono convinti che la settimana prossima ci sarà un direct, vi chiedo, sarà questa l'occasione in cui scopriremo qualcosa in più su Breath of the Wild 2? E per concludere, finalmente possiamo svelare cosa c'è all'interno della scocca della nuova PlayStation 5. Che è una PlayStation 5 Slim, ma non proprio. Qualche giorno fa avevamo scoperto che in Australia è in commercio una nuova revisione di PlayStation 5 che pesa molto meno sia del modello del 2021 che di quello del lancio avvenuto a novembre 2020. Se il modello dell'anno scorso ottimizzava il peso complessivo ridisegnando in parte il sistema di raffreddamento e migliorandone l'efficienza, questa volta Sony cosa ha modificato? A dircelo è ancora una volta lo youtuber Austin Evans che per primo ha messo le mani sulla PS5 1200 e ha avuto la possibilità di aprirla e metterla a confronto con gli altri due modelli. Questa volta Sony ha ridisegnato completamente la scheda madre, rivisto il nuovo sistema di raffreddamento e anche modificato lo slot dell'SSD, ora molto più protetto dagli agenti esterni. Il risultato alla fine però è sempre lo stesso. La console ne guadagna in qualità costruttiva, Sony risparmia sui costi di produzione, ma in termini di performance non c'è differenza con i vecchi modelli. E a noi utenti cambia qualcosa? No, assolutamente nulla, anzi la console la paghiamo anche di più. Ma da fuori la PS5 1200 è una revisione invisibile, non è affatto un redesign complessivo come potrebbe essere una Slim o una Pro. Quindi per ora dormite sonni tranquilli. L'importante è riuscire a trovarla una PS5, qualsiasi versione va bene. E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video. Voi nel frattempo mi raccomando, fate bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Mario, Michele OLED, Switch, Splatoon, Zelda, Link, Volo, Slim, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!
E questo però era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e non mi resta che darvi appuntamento.